Buonasera, benvenuti a questo incontro di Limes dedicato all'ultimo volume della nostra rivista, L'intelligenza non è artificiale, un volume che ci permette di scandagliare la geopolitica delle grandi potenze nell'ambito delle alte tecnologie e ci pone anche delle questioni morali, nel senso che qui siamo veramente alla frontiera tra il controllo umano delle tecnologie e viceversa. Quindi è un ambito che ha una sua pregnanza geopolitica, ma investe anche proprio la sfera etica e quindi anche il rapporto fra noi e le macchine. Il tema, come potete immaginare, è vastissimo. L'intelligenza artificiale è un termine ormai anche forse un po' troppo speso e poco definito, ma cercheremo di inquadrarlo e di capire insieme di che cosa si tratta con Alessandro Aresu, che saluto, consigliere scientifico di Limes, con l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, che saluto, e con Marcello Spagnulo, anch'egli consigliere scientifico di Limes, esperto di spazio e che ha appena pubblicato un libro sul capitalismo stellare che rientra nel nostro discorso. Ecco, io chiederei ad Alessandro di spiegarci anzitutto in che termini è la sfida fra gli Stati Uniti d'America e la Cina nel campo del controllo delle alte tecnologie, che valore ha nella strategia geopolitica dei due paesi e insomma chi sta vincendo. Grazie Lucio, sono lieto di essere con voi, grazie per l'invito. Mi fa piacere di discutere di questo numero di Limes. Allora, vorrei partire dal citare due articoli usciti recentemente su due temi particolarmente tangenti e pregnanti sull'intelligenza artificiale. Nikkei ha pubblicato un articolo in cui, attraverso delle elaborazioni interne, mostra il vantaggio, la superiorità in termini quantitativi e anche in certo modo qualitativi delle ricerche sull'intelligenza artificiale svolte da aziende e attori cinesi rispetto a quelli statunitensi. Questo articolo è stato dibattuto, considerato anche in parte controverso, ma mostra una capacità intatta da parte di aziende di cui abbiamo sentito parlare negli ultimi anni, anche per alcune vicende problematiche che hanno senz'altro attraversato, come Alibaba e Huawei, di svolgere delle ricerche in questo campo. Quindi un fattore importante da considerare. Di recente un'altra inchiesta ha mostrato che per l'ottimizzazione di ChatGPT, cioè quel prodotto di OpenAI nel quale scriviamo e poi otteniamo le risposte, tra virgolette, dell'intelligenza artificiale ai nostri desiderata testuali, per esempio, per questa operazione di ottimizzazione sono stati utilizzati tantissimi lavoratori africani a distanza, soprattutto keniani, pagati circa $2 l'ora. Quindi l'intelligenza artificiale che ha bisogno, per poi presentarsi sulla scena, di un supporto umano particolarmente rilevante. Questi sono due temi su cui discutere, a mio avviso, che si inseriscono su una vivacità del tema dell'intelligenza artificiale nel contesto della competizione tra Stati Uniti e Cina, appunto. Nel numero di Limes, anche attraverso il dialogo con Francesco De Collibus e con i ricercatori di Leonardo, ricordiamo l'importanza dei lavori della Commissione sull'intelligenza artificiale negli Stati Uniti, animata in particolare da Henry Kissinger ed Eric Schmidt, due figure rilevanti nel contesto statunitense, particolarmente interessati all'intelligenza artificiale anche in termini geopolitici. Ebbene, all'interno di questo corposo documento di circa 700 pagine, se non erro,
si cita anche un tema diventato centrale nella competizione tra Stati Uniti e Cina molto recentemente, in particolare a ottobre dell'anno scorso: l'utilizzo dei controlli sulle esportazioni da parte del governo degli Stati Uniti e degli apparati statunitensi per bloccare le capacità di hardware sull'intelligenza artificiale cinese, in particolare i chip grafici. E in questo contesto che il consigliere per la sicurezza nazionale di Joe Biden, Jake Sullivan, a settembre 2022 ha fatto un importante discorso sul rapporto tra tecnologia e sicurezza nazionale, sostenendo che lo scenario strategico in cui Washington si muove richiede un salto di qualità rispetto al passato. Sullivan dice letteralmente che gli Stati Uniti non possono limitarsi a tenere Pechino ad alcune generazioni di distanza su alcuni processi tecnologici abilitanti e fondativi. L'obiettivo degli Stati Uniti deve essere offensivo, volto a degradare le possibilità cinesi e quindi anche le possibilità cinesi su campi e teatri eventuali di conflitto. Cosa si intende, Alessandro, per offensivo? Offensivo significa offensivo rispetto allo sviluppo industriale cinese, alla capacità cinese di, diciamo, chiudere alcune filiere fondamentali per migliorare le abilità e le capacità dell'esercito popolare di liberazione. Quindi chiudere le capacità duali cinesi sostanzialmente, limitandone lo sviluppo. Poniamo la capacità dell'esercito popolare di liberazione attraverso la sua collaborazione con alcune aziende di fruire di un supercomputer. Quindi gli Stati Uniti dicono: dobbiamo guardare dentro il potenziale supercomputer che i cinesi andranno a utilizzare e impedire agli apparati cinesi di saltare a una generazione successiva di supercomputer, avendo quindi delle ulteriori capacità di calcolo, e l'offensiva deve essere su questa, diciamo su alcuni nodi della filiera. Questa offensiva è possibile perché gli Stati Uniti dispongono di alcune aziende, per esempio questo nell'ambito dei chip è di particolare interesse, è talvolta sottovalutato. Il vantaggio statunitense è legato alla presenza di alcuni campioni all'interno della filiera che producono software per la progettazione dei chip, che producono macchinari per la produzione dei chip, oppure che progettano e vendono chip che nessun altro sa fare. Quindi esiste un vantaggio temporaneo degli Stati Uniti che gli Stati Uniti decidono di sfruttare perché devono passare, diciamo, all'attacco per evitare che attraverso l'acquisizione di mercato di materiali e tecnologie poi i cinesi riescano a produrle autonomamente più in fretta. Ora, perfetto, questa strategia... Ale, ti interrompo perché fra l'altro questo tema del doppio vettore americano pubblico-privato ricorre un po' in tutta la gamma dell'alta tecnologia e ricorre particolarmente nello spazio, ne parleremo anche con Marcello. Adesso vorrei permettere a chi ci ascolta e ci guardi di avere un'idea più specifica di che cosa si possa intendere per intelligenza artificiale e quindi anche, se vogliamo, del titolo della nostra rivista, che recita "L'intelligenza non è artificiale", nel senso che ora e per un futuro prevedibile non possiamo affidarci completamente all'algoritmo, le nostre scelte alla fine devono mantenersi tali. Quindi pregherei la regia di far partire questo video prodotto da Leonardo e poi passerei immediatamente la parola ad Alessandro Profumo. È in corso una nuova rivoluzione.
quelle di prima hanno liberato una grande parte dell'umanità dal vendere solo la propria forza animale. Questa potenzia le nostre menti, le estende. È capace di portare i nostri occhi in alto sul pianeta. Le osservazioni diventano dati che si mettono in relazione e poter fare calcoli a una velocità impossibile per un uomo fa viaggiare il nostro sguardo lontano per non farci trovare impreparati dal futuro. Se è dato il petrolio del XXI secolo, i satelliti sono le sue trivelle. I dati che raccolgono vengono inviati a Terra e da qui elaborati per estrarre informazioni. Queste elaborazioni richiedono una grande capacità di calcolo. 5 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Capacità di memorizzazione, 20 milioni di gigabyte. Tra queste informazioni ci sono sicuramente quelle date dall'interferometria satellitare. La possibilità di misurare spostamenti millimetrici del terreno e delle infrastrutture e capire dove mettere in sicurezza un ponte, un versante in frana di una montagna, un monumento. Associando competenze nate e cresciute nel campo dell'aerospazio e difesa, questo permette di mappare territori, di identificare aree di rischio. Generare mappe chiamate isole di calore urbano e fornire dati alle amministrazioni per abbassare la febbre dei territori fino a una scala di quartiere. O fare agricoltura di precisione per risparmiare irrigazioni o pesticidi se non servono. I sensori iperspettrali di Leonardo, a bordo del satellite Prisma, guardano la Terra e fanno un'analisi fisica e anche chimica del pianeta. Sanno leggere la composizione dell'aria e dell'acqua. Sistema X2030. Satelliti, telecamere di sorveglianza, altri sensori e fonti aperte mettono in relazione i propri dati su questa piattaforma. Prisma percepisce un'emissione anomala di metano? Potrebbe essere una discarica abusiva? Si alza un drone e va a controllare da vicino. Città e territori diventano intelligenti ed entrano in risonanza con le proprie conoscenze e informazioni. Un sistema di dati da mettere in sicurezza e difendere. Su questo schermo arrivano segnali di attacchi informatici. Sono attacchi che provengono da qualsiasi parte del mondo. L'obiettivo? L'interruzione di servizi di utilità pubblica. 97.000 segnali in un solo giorno e più di 2.300 allarmi. Identifichiamo i segnali, li analizziamo, elaboriamo una strategia per mettere in campo le più opportune azioni di rimedio. Proprio come se fosse un organismo che impara a difendersi da un agente patogeno. Visioni e conoscenze passano di laboratorio in laboratorio. La conoscenza non è una risorsa consumabile, ma solo moltiplicabile. Quando la condivido si moltiplica. Si condivide conoscenza nei Leonardo Lab per la ricerca di frontiera. Innovazione aperta con aziende, università, CNR e centri di ricerca. Laboratorio congiunto Istituto Italiano di Tecnologia e Leonardo. Nexus, un robot centauro, mezzo uomo e mezzo quadrupede. Il robot è in grado di muoversi in ambienti subito dopo un disastro, in cui magari ci sono delle macerie, ci sono degli ostacoli da superare. Il terreno è inaccessibile ai mezzi? Una squadra di Nexus è capace di integrarsi in un'azione di difesa di un territorio. Sensori, telecamere, scanner laser e la capacità di autoapprendere possono far muovere Nexus in ambienti sconosciuti. Stiamo puntando a renderlo modulare a supporto dell'uomo nella costruzione di basi lunari o comunque nell'esplorazione di pianeti o asteroidi. Laboratorio congiunto progetto Escalate e Leonardo supercalcolatore Da Vinci 1.
Perché una medicina ha un effetto su un paziente e me lo cura e su un altro no? Perché i processi biochimici all'interno del corpo sono diversi. Se confluiscono medicina e informatica, le terapie diventano di precisione, su misura, persona per persona. Una goccia di sangue, un sequenziatore per estrarre frammenti del DNA e il supercalcolatore che in poche ore restituisce il programma biologico di quella persona, il suo genoma. La potenza di calcolo consente allora di fare milioni di miliardi di prove di affinità tra molecole e proteine e di escludere le combinazioni che non sono utili al percorso terapeutico di quella persona. E solo quando tutto sarà stato provato sul nostro doppio digitale, solo allora entreremo in scena noi, nella realtà. Avere la capacità di creare dei gemelli digitali, dei modelli che possano permettere di duplicare fenomeni fisici, prodotti. Vedere subito gli effetti di un progetto e se non funziona riscriverlo. Nel mondo virtuale si può ritornare indietro. Nella realtà, no. Voglio evitare un crash, voglio evitare uno stallo, voglio evitare una condizione di pericolo per chi fa il collaudatore. L'essere umano ha la visione e imposta le operazioni. Il supercalcolatore e l'intelligenza artificiale da soli non ne sarebbero capaci. Tutti insieme, però, sono capaci di creare nuove realtà. E la fabbrica viene costruita per costruire un velivolo che non esiste ancora, se non nell'HPC. Per arrivare poi a certificarlo con una simulazione virtuale. Sistemi intelligenti e sensori diffusi interconnettono le due dimensioni. Il digitale comincia a sconfinare nel reale e il reale nel digitale. Grazie alla potenza di calcolo, ogni operatore con il proprio avatar, da qualsiasi luogo, potrà intervenire su più velivoli contemporaneamente. In quel momento tutti si ritroveranno in un mondo virtuale per risolvere problemi nel mondo fisico. È sempre realtà. Sono due mondi che entrano in relazione e si fondono. È possibile oggigiorno creare un sistema di traduzione simultanea verso tutte le lingue del mondo. Allora ingegneri, tecnici, piloti da qualsiasi area del pianeta, ognuno con la propria lingua, entreranno contemporaneamente nello stesso luogo per fare formazione. E una volta abbattute le barriere, sarà possibile partecipare a eventi per imparare, entrare in relazione e scambiare esperienze. Ovunque tu ti trovi, chiunque tu sia. L'educazione permette agli individui di crescere e più riusciamo a diffondere il sapere, più noi riusciremo ad avere un mondo migliore. È uno dei motivi per cui facciamo quello che facciamo. Questo servizio ci dà un'idea dell'ampiezza del tema di cui parliamo, delle mille ricadute dell'intelligenza artificiale, però viviamo in un mondo meno brillante di quello che si poteva immaginare fino a qualche tempo fa. Viviamo in tempi di guerra, viviamo in tempi in cui la nostra sicurezza è certamente più minacciata di quanto non fosse prima, e allora sentire dalla voce di chi è alla guida della principale industria italiana, fra l'altro nel campo della difesa, della sicurezza e dello spazio, Alessandro Profumo, diventa importante. Dottor Profumo, dal punto di vista del suo osservatorio, dal suo punto di vista, quali sono gli impatti più importanti, più evidenti dell'intelligenza artificiale, in particolare nel campo della difesa, della sicurezza e dello spazio? Dovrebbe accendere l'audio.
Avevo, diligentemente ero rimasto sul muto. Dunque, intanto grazie, credo che questo sia un tema assolutamente fondamentale. Come abbiamo visto, l'intelligenza artificiale è un grande, io lo chiamo, esaltatore di capacità, dopodiché le capacità devono essere delle persone che impostano le tematiche, ma facciamo un esempio con la geo-osservazione, sia nel campo della difesa che in altri campi, il fatto di avere un'intelligenza artificiale che mi fa un processo di immagini in modo molto veloce e ci consente di riconoscere determinati fenomeni con una rapidità significativa e ci propone delle ipotesi di intervento che possono essere nel campo civile, pensiamo nell'agricoltura di precisione, o nel campo della difesa, pensiamo a diciamo un sistema di attacco piuttosto che una reazione veloce nel campo della difesa aerea. Nel momento in cui andremo a parlare di droni piuttosto che di ipersonico, faccio un esempio piccolo a piacere: riconoscere un drone da un gabbiano per un piccolo drone che magari trasporta dell'esplosivo rispetto al gabbiano non è facile se non si ha un'intelligenza artificiale che analizza le modalità di volo di quell'oggetto e lo riconosce, perché l'impronta sul radar è molto assimilabile. Sembra una cosa sciocca, ma è estremamente importante, piuttosto che nel momento in cui c'è un attacco missilistico la velocità di reazione è fondamentale. Noi ad esempio siamo degli importanti disegnatori di sistemi di difesa su navi, sulle navi. I tempi di reazione sono minimi e bisogna avere una capacità di gestione del fenomeno che solo l'intelligenza artificiale consente di fare in modo efficace ed efficiente. Ma come abbiamo visto nel filmato che mi ha preceduto, per noi uno degli utilizzi chiave dell'intelligenza artificiale è quella che leghiamo al cosiddetto digital twin, cioè la creazione di duplicati di nostri servizi, prodotti e servizi. Parlo anche di servizi, per esempio facciamo il digital twin di sistemi informatici, che ci consente di avere dei benefici incredibili. Pensiamo alla velocità di progettazione, alla riduzione dei costi di progettazione, pensiamo alla capacità di ottimizzare l'aerodinamica di un oggetto. Abbiamo fatto un digital twin tridimensionale di un elicottero che ci consente di capire questo elicottero come può performare e di modificarne le caratteristiche in modo anticipato, piuttosto che mettiamo su dei nostri prodotti dei sensori digitali, quindi dei sensori che vanno su sensori che non esistono, che vanno su un oggetto che non esistono, ma che è semplicemente digitale, e questo ci consente di nuovo di capire come progettarlo, capire come disegnarlo, produrlo a costi minimi e soprattutto mantenerlo a costi minimi. Tutto questo dà un vantaggio nel campo della difesa incredibile, perché ci consente appunto di essere molto più veloci nel rispondere alla domanda dei nostri clienti, di simulare con i nostri clienti le performance per vedere il matching fra esigenze operative, requisiti e quello che andiamo a disegnare e procedere. Dopodiché è molto interessante quello che diceva prima Alessandro Aresu, perché ad esempio quando abbiamo disegnato questo gemello digitale, questo elicottero, il gemello tridimensionale di questo elicottero, Nvidia, che è uno dei produttori di chip di cui parlava prima Alessandro, con il quale già collaboravamo, però ha visto questa nostra applicazione e sono venuti a cercarci proprio per lavorare insieme, perché si rendono conto che l'applicazione che noi facciamo gli consente di progettare meglio e con più nuova efficienza e efficacia quello che loro progettano sotto il profilo della struttura dei
dei chip. Quindi diventa quasi un circuito positivo fra industria della difesa che fa applicazioni, mondo della digitale, della tecnologia che disegna gli strumenti che poi andiamo a utilizzare, e appunto si ha un circuito positivo. L'ultima cosa che per noi è fondamentale e che riusciamo a realizzare con la capacità digitale è tutta la parte del training. Come ci siamo detti tante volte con i vari capi di stato maggiore dell'aeronautica, ho avuto la fortuna di conoscere, un pilota deve anche volare sul fisico, però oggi larga parte della formazione è fatta in digitale, con simulatori che consentono di ridurre drammaticamente il numero di ore volate per un pilota, ma soprattutto consentono di realizzare delle missioni piuttosto complesse, dove magari c'è un pilota che vola sul serio e una serie di altri piloti che stanno a terra, ma che lui vede nel Google come se stessero volando con lui. Questo che chiamiamo Live Virtual and Constructive sistema di formazione è assolutamente non realizzabile senza un high performance computer, senza la componente di, poi la chiamiamo intelligenza artificiale, insomma di super calcolo, perché appunto ci consente di formare piloti molto velocemente, con grande qualità e con esperienze diversificate in modo ben strutturato. Questo lo stiamo portando anche ad altre armi nel mondo della difesa, per dire stiamo discutendo in modo importante un progetto con la Marina, ci sarà anche la componente di terra, cioè il tema del training diventa sempre più importante e di nuovo è una delle grandi capacità che queste tecnologie consentono di realizzare. Se posso un attimo tornare a quello che lei prima diceva a proposito dei droni, della necessità di distinguere un gabbiano da un drone, quindi francamente non è un buon momento per essere un gabbiano, credo questo, ma mi colpisce molto la differenza di costo tra l'attacco e la difesa. Cioè noi abbiamo dei droni fatti veramente con 2 lire e la disponibilità di mezzi molto sofisticati come quelli di cui vi occupate voi, che però forse hanno un problema, cioè nel senso che c'è un differenziale di costo piuttosto notevole. Questo iato, questa differenza, come si può cercare di colmare? Ma intanto rendendo sempre più sofisticate le capacità di detection, cioè di comprensione della situazione, di identificazione delle minacce. È un modello molto tipico delle cosiddette delle minacce asimmetriche, perché purtroppo è qualcosa di evidente. Dobbiamo anche sotto il profilo della difesa avere la capacità di tanto di sviluppare sistemi cooperativi fra diversi paesi, in modo tale da contenere la possibilità di realizzare minacce molteplici come quelle di cui lei parlava, e poi il tema dello swarming, anche cioè della capacità di avere dei droni molteplici anche sotto il profilo della difesa, ma diventerà importante. Uno dei problemi che c'è quando ci si difende dai droni è capire come li si abbatte, perché è chiaro che se io sono sul terreno aperto posso abbattermi, per dire se sono su una città diventa molto più complicato. Certo. E oggi ci sono, in teoria, nella misura in cui il drone è guidato a distanza, riesco a identificare il segnale elettronico e fare una, diciamo, prenderne possesso, no, dal punto di vista elettronico. Oramai ci sono anche droni che non hanno guida, cioè vengono calibrati e lanciati, insomma lì ci sono sistemi di difesa, come giustamente lei diceva, il costo, per dire, delle reti che li catturano
insomma, ci sono dei modelli abbastanza articolati, è un tema molto complesso, e certamente questa asimmetria tra minaccia e difesa c'è. Teniamo presente peraltro che i droni di cui lei parla comunque hanno autonomie piuttosto limitate, quindi non... Certo. Insomma, il fatto di avere sistemi cooperativi allargati che consentono di difenderlo pone il problema soprattutto ai confini. Grazie. Grazie, dottor Insomma, bene, io allargando ancora il tema, ma siamo sempre intorno ai punti centrali di questa discussione, passerei alla dimensione strettamente spaziale con Marcello Spagnuolo. Il rilievo di queste nuove tecnologie, di queste nuove capacità di calcolo nel campo della competizione spaziale e soprattutto in questa fase storica, insisto, cioè dopo il 24 febbraio c'è stato un salto di qualità, non viviamo più nel mondo precedente. Che cosa sta accadendo sul piano della competizione spaziale, chiamiamola così? Sì, allora, quello che sta accadendo veramente nell'ultimo momento storico è qualcosa di veramente accelerato in questo settore. Partendo un po' più da lontano, possiamo dire che l'esplorazione spaziale è un po' coetanea dello sviluppo dell'informatica, no? Che nella prima metà del secolo è stata sviluppata, pensiamo alle macchine di Alan Turing, e quindi solo dal secondo dopoguerra si sono sviluppate queste macchine robotiche che sono andate nello spazio e che erano infarcite e sono tuttora infarcite di elettronica, di circuiti elettronici e di software per farle funzionare. Quindi nell'immaginario collettivo ci si è sempre accostati a questa dimensione spaziale pensando a robot dotati di intelligenza artificiale o di macchine appunto dotate di una loro intelligenza artificiale. In realtà sono state macchine nei primi 50 anni dell'esplorazione spaziale, sono state macchine che hanno avuto delle funzionalità abbastanza limitate. Se noi pensiamo che, per esempio, i rover che sono andati su Marte dispongono di hardware e di software e quindi di schede di circuiti elettronici che datano degli anni 90, pensiamo quindi a delle funzionalità intelligenti, ma intelligenti limitatamente a quello che è la loro capacità di hardware. Che cosa sta succedendo? Che cosa succede da un 10-15 anni a questa parte e che cosa sta succedendo adesso? Che l'hardware, come diceva Alessandro Aresu nel primo intervento, sta diventando sempre più spinto, ma anche il software. E quello che diceva il dottor Profumo, cioè la capacità di rendere, di poter far girare applicativi sempre più performanti. Quindi il termine intelligenza artificiale applicato allo spazio va, secondo me, compreso con due chiavi di lettura. Intelligenza significa capacità di risolvere problemi sempre più complessi in sempre meno tempo. Artificiale, capacità di farlo in qualche cosa che non è biologico, e quindi per esempio un satellite. E quello che sta succedendo, per andare alla tua diciamo considerazione dell'attualità, è quello che sta succedendo per esempio col conflitto in Ucraina dal 24 febbraio dell'anno scorso. Assistiamo a un proliferare di satelliti che osservano, scandagliano, scannerizzano il territorio dell'Ucraina e elaborano questa quantità di dati. La elaborano però nello spazio, direttamente a bordo del satellite. Quando nel filmato di Leonardo abbiamo visto la dottoressa che parlava di elaborare a terra e quindi capacità di calcolo a terra di questi dati, quello che noi stiamo vedendo ora in questo contesto storico è che questi dati presi dai sensori satellitari vengono elaborati a bordo dei satelliti stessi. Per fare un esempio molto specifico, molto pratico, penso alla Palantir Technologies di Peter Andrea Thiel, che ha, guarda caso, ad aprile del 2022, due mesi dopo il conflitto in Ucraina, inviato il suo primo computer spaziale che si chiama Edge AI. Edge, la tecnologia Edge, è proprio il limite estremo, cioè il fatto di avere una
capacità di calcolo al limite della, dell'ecosistema che si vuole strutturare. Bene, questo computer è a bordo di una serie di satelliti che si chiamano Satellogic e scandagliano il territorio di tutto il mondo, ma presumiamo ovviamente anche quello dell'Ucraina, per fare cosa? Per estrarre dalle informazioni in iperspettrale, in multispettrale, estrarre e elaborare a bordo già delle informazioni utili, che poi questi satelliti rinviano a terra a quella che la Palantir ha definito la Meta Platform. Sono delle vere e proprie tablet che hanno a disposizione i militari sul territorio e che su cui ricevono una informazione dettagliata di quello che è il territorio circostante. Quindi, per esempio, per venire a quello che diceva il dottor Profumo, capire se un drone è un gabbiano oppure se è un drone russo che è in arrivo. Questa elaborazione viene fatta a bordo del satellite. Tutto questo sta a significare che in questi mesi di guerra, ormai quasi un anno, queste tecnologie messe a punto non solo da industrie come le industrie della difesa, ma anche da industrie private, commerciali, che si occupano di logistica, che si occupano di trasporto, che in pratica hanno sviluppato una piattaforma o delle piattaforme su cui fanno girare i loro software, stanno andando anche nello spazio per fare applicazioni militari. Abbiamo un esempio egregio di questa applicazione di strutture militari nello spazio con il caso di Starlink, cioè di Elon Musk, e torniamo anche a quello che diceva prima Alessandro Resu, cioè questo doppio vettore privato o paraprivato, se vogliamo essere onesti, e pubblico, che dà agli Stati Uniti un vantaggio considerevole sulla Cina e sulla Russia, o no? Assolutamente, assolutamente. È un vantaggio enorme. Molti dicono che gli ucraini avrebbero già perso la guerra se non avessero avuto i terminali Starlink, perché con i terminali Starlink riescono a connettersi direttamente via satellite senza passare per le infrastrutture di terra e quindi a comandare i droni o anche a comunicare fra loro. Questo però crea un problema perché, come dici tu, cinesi e russi non sono stati contenti. I cinesi hanno chiamato il sistema Starlink una biosfera. E peraltro è un documento dell'Esercito di Liberazione Popolare cinese. Hanno chiamato questo sistema di satelliti una biosfera, perché non è solo un sistema meccanico di satelliti che orbita intorno alla Terra, ma è un sistema digitale di comunicazione del tutto autonomo e indipendente dalle altre reti terrestri. E che permette poi a Elon Musk anche di dettare le condizioni geopolitiche della pace all'Ucraina. Insomma, facendo arrabbiare Zelensky. Non siamo nell'ambito della pura tecnologia. Alessandro Resu, su questo e in particolare sull'approccio direi anche culturale cinese alla questione, che cosa ci puoi aggiungere? No, non si sente. No, non si sente. Strano. Sei rientrato? Ho attivato. Ecco, vai, prego. Ora sì, eccomi, scusatemi. Allora, l'approccio cinese, secondo me un aspetto, prima parlavamo di chi è in vantaggio, chi sta perdendo, quello che vi dicevo prima e anche alcune cose che diceva Marcello Spagnuolo può farci pensare a una Cina in difficoltà, effettivamente c'è un rallentamento economico, stanno anche rivedendo alcuni di questi ingenti fondi pubblici che sono stati anche sprecati, in parte rubati sulla cruciale industria dei chip, però attenzione, il punto di attenzione a mio avviso riguarda il talento.
la fame di talento cinese a livello di ricerca e a livello imprenditoriale. È vero che la Cina è stata superata dall'India probabilmente come paese più popoloso del mondo, ma la popolazione cinese resta uno straordinario bacino di talenti con grande capacità e possibilità di formazione anche avanzata ed effettivamente una interconnessione profondissima col sistema militare senza nessuna barriera. Diciamo, noi europei, vi ricordo che per anni ci siamo autolimitati con la Banca Europea per gli investimenti che ti dice non puoi finanziare le cose militari altrimenti fai qualcosa di negativo, poi magari ti arriva un drone turco in Libia oppure sopra la testa, e insomma loro non avevano quei problemi e nemmeno i cinesi. Nel 2025 si stima che le università cinesi produrranno più del doppio dei dottorati in materia STEM rispetto a quelle degli Stati Uniti, e il numero potrebbe peggiorare quello STEM, per precisare, sarebbe scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Esatto, e il numero statunitense a mio avviso potrebbe peggiorare, perché questo attacco statunitense in termini di sicurezza nazionale, poi dobbiamo anche dirci che è diventata una discriminazione nei confronti dei ricercatori cinesi, che sono particolarmente brillanti e che hanno contribuito con delle grandi storie imprenditoriali allo sviluppo degli Stati Uniti, e ormai anche gli studenti asiatici a volte di altri paesi hanno paura di andare negli Stati Uniti perché vengono scambiati per dei cinesi e vengono poi discriminati. Quindi secondo me un punto, siccome la guerra dei talenti è sempre importantissima, un punto importante su cui la Cina continuerà a insistere è la ricerca di base, la ricerca applicata, cercare di trarre il meglio da i talenti cinesi che non andranno negli Stati Uniti viste queste barriere sempre più profonde. E gli Stati Uniti devono pensare seriamente a mantenere il proprio vantaggio più importante, che è stato per decenni quello del talento. E il dibattito pubblico statunitense anche sulle regole dell'immigrazione potrebbe non consentire politicamente agli Stati Uniti di avere l'attrattività del passato. Quindi io credo che i cinesi si concentreranno molto su questo aspetto, anche sul piano simbolico. Per esempio è interessante ed è stata relativamente poco considerata la decisione nell'ultimo congresso del partito da parte di Xi Jinping di promuovere tante delle personalità della cosiddetta cricca di Beihang, l'università aeronautica e aerospaziale di Pechino, ad alcuni dei vertici del partito. Insomma, la Cina continuerà a mostrare che la competenza scientifica e di ricerca è parte essenziale del suo progetto politico, cercando di avvantaggiarsi rispetto alla morsa degli Stati Uniti nei confronti di talenti non più benvenuti negli Stati Uniti. Allo stesso tempo il Partito Comunista Cinese continuerà a cercare di accaparrare tecnologie dall'estero per quanto possibile, visto che gli strumenti di controllo degli investimenti nei principali paesi della sfera di Washington ormai stanno molto attenti a questo aspetto, però possono sempre sfuggire delle cose. Queste secondo me sono le piattaforme su cui si concentrerà il contrattacco cinese rispetto all'attacco degli Stati Uniti alle filiere essenziali per la prima nell'intelligenza artificiale. Ecco, qui tornando su terra, parlando di piattaforme, parlando di ricerca di base, mi rivolgo a Marcello Spagnuolo, la Cina si segnala anche per la ricerca di basi, cioè di spazi attrezzati da cui lanciare i satelliti nello spazio. E prima mi accennavi a questa probabile apertura di una base spaziale cinese a Gibuti. Abbiamo visto come in questi giorni l'Unione Europea abbia
promosso una nuova base di lancio in Svezia. Ecco, ci si muove anche su terra per conquistare lo spazio. In particolare, se ci vuoi illustrare brevemente questi due casi. Sì, questi due casi sono questo del... L'accordo con Djibouti è recentissimo, quindi va ancora ben valutato, però sembrerebbe che la Cina ha fatto un accordo per ampliare un'area a Djibouti dove installare dei poligoni di lancio e uno spazioporto. E questo offrirebbe al governo cinese la possibilità di lanciare in zona equatoriale. Consideriamo che in Cina esistono tre basi di lancio, più hanno costruito delle piattaforme mobili marittime da cui hanno già lanciato dei vettori e sono in costruzione delle isole artificiali nel Mar Cinese meridionale per ospitare delle basi di lancio. Questo è quello che un po' fanno anche gli americani, perché la SpaceX di Elon Musk oggi lancia da due basi che sono governative, la Florida e Vandenberg in California, però ha costruito un proprio poligono nel Golfo del Texas. Quindi è chiaro che l'Europa cerca di non rimanere indietro e, disponendo di alcuni poligoni nel Nord Europa, in Norvegia e in Svezia, cerca di darne una valenza più operativa. Vedremo se poi questo seguirà operativamente una reale infrastruttura e un reale sistema poi missilistico. Dottor Profumo, lei parlava prima dell'importanza della cooperazione. Ecco, voi nel vostro caso specifico, quali sono i riferimenti cooperativi più importanti? Con chi lavorate meglio e di più in questa fase? Ma intanto noi siamo parte di parecchi progetti europei, pensiamo nel mondo del velivoli all'Eurofighter, ad esempio, che è un progetto con quattro paesi, Germania, Inghilterra, Spagna, Italia. Nel mondo dell'elettronica per la difesa lavoriamo moltissimo con UK, lavoriamo con gli Stati Uniti su una serie di aree con DRS e poi nello spazio soprattutto dei francesi. Questa è un'industria molto particolare perché quando sono arrivato qua mi sono stupito del fatto che con ogni singolo partner si è sempre competitori, fornitori, clienti e partner sui progetti, quindi un sistema molto articolato, estremamente interessante, nel quale poi, se parliamo di difesa, dobbiamo tener conto che comunque la difesa è ancora molto nazionale. Per cui quando si fanno grandi discussioni sul fatto che l'industria si deve aggregare e così via, certamente l'industria si deve aggregare, ma le proprietà intellettuali sono spesso nazionali. Quindi è un percorso nel quale continuo a sostenere che bisogna avere mappe tecnologiche molto chiare, sapere che cosa si fa bene, che cosa si vuole tutelare, e nel tempo sapere che ci si dovrà mettere insieme, se no i costi sono insostenibili, ma sempre avendo chiarezza di quali sono le competenze che vuoi tutelare in modo forte. Vorrei tornare però un secondo, se me lo consenti, al tema del digitale, perché poi giustamente è stato impostato molto il discorso Stati Uniti verso Cina. C'è un assente che si chiama Europa, dobbiamo capire perché l'Europa assente. Ad esempio in Europa non abbiamo un hyperscaler, quindi se parliamo di hyperscaler parliamo poi fondamentalmente dei player americani. Anche in Cina sappiamo che c'è una fortissima capacità e qua il problema ce lo dobbiamo porre, dobbiamo capire anche se il sistema normativo è coerente con la capacità di creare un hyperscaler. Faccio un esempio pratico, il GDPR, che è qualcosa di fondamentale per la tutela della privacy, però può creare delle difficoltà nel mettere a fattor comune basi dati informative, per cui se poi andiamo a vedere quali sono i grandi hyperscaler negli Stati Uniti, sono poi grandi player retail, che siano Amazon, che siano Facebook, che siano Microsoft, che mettono insieme informazioni su persone fisiche, su grandi masse, quindi hanno una capacità di una base dati sulla quale costruire
analisi e comprensione di fenomeni molto molto ampia, piuttosto che in Cina il dato è di proprietà pubblica e quindi non ci sono i problemi nell'utilizzo delle basi dati. In Europa sappiamo che c'è questa tematica. Secondo me il tema del creare un hyperscaler europeo è un tema fondamentale se vogliamo mantenere un posizionamento forte nel campo dell'intelligenza artificiale. Quindi ci sono delle problematiche che forse andrebbero affrontate, insomma, ecco, sia sotto il profilo, che ecco, sotto il profilo cooperativo. Mi pare che questo il tema Europa sia assolutamente centrale in una fase di riarmo, direi globale, ma anche in Europa, cosa che non avveniva evidentemente prima del 24 febbraio. E vorrei chiedere ad Alessandro e a Marcello, quando noi parliamo di Europa... Scusa Lucia, siamo due Alessandro, quindi devi specificare quale. Ah, chiedo quale. Scusa, Alessandro Resu. Chiedo ad Alessandro Resu, poi naturalmente Alessandro Profumo quando vuole. Di spiegarci, secondo lui, quando noi diciamo Europa, che cosa intendiamo concretamente in questo campo? E anzi, magari, che cosa dovremmo intendere? Dipende, direi, da come circoscriviamo il campo, nel campo dell'hardware, nel campo del software, nel campo delle capacità di ricerca. Io penso che una delle prime cose che noi dobbiamo comprendere è un po', devo dire, che il lavoro dello EU Chips Act è stato positivo da questo punto di vista, e come funzionano queste filiere. Diciamo, anche alcune aziende nazionali si sono dedicate a questo lavoro, compresa quella che ci ospita. Cioè, quello che voglio dire è che le capacità europee dell'intelligenza artificiale sono spesso nascoste rispetto alla visibilità dei decisori, no? Dove si trovano i centri di ricerca più rilevanti, quali sono le aziende in termini di hardware e in termini di software, in termini di integrazione dei sistemi, che hanno alcune capacità specifiche. Quindi io penso che il dovere dei decisori europei, e ripeto, nel campo dei semiconduttori questo lavoro è stato effettivamente fatto, anche se in ritardo, è avere una contezza di chi sono gli attori di questa supply chain, dove sono le capacità, e poi fare un matching tra le capacità di ricerca, le capacità industriali, e anche le capacità finanziarie, che per esempio per il sistema degli Stati Uniti sono importantissime. Faccio un breve cenno solo a uno degli articoli del numero sull'intelligenza artificiale. Io mi sono dedicato a DeepMind, questa azienda notevole tra i leader mondiali dell'intelligenza artificiale, che ha dietro questo scacchista, videogiocatore, sposato con una biologa italiana, un londinese di natali mezzo singaporiani, e alla fine a questa azienda testimonia una grande capacità, diciamo britannica, ma anche di università e centri di ricerca europei, per esempio in Svizzera, in Spagna, anche in Italia, in Francia, se guardiamo la mappa del talento dell'azienda. E poi è stata discussa nel Regno Unito anche come un caso in cui diciamo il denaro del Regno Unito non è riuscito ad andare a questo progetto, che aveva bisogno di scala, l'ha avuto attraverso l'acquisizione e la partnership con Google. Quindi bisogna anche avere sempre una dimensione di consapevolezza finanziaria poi rispetto alle proprie capacità, e questo è un aspetto che spesso in Europa viene sottovalutato. Però il mio messaggio è che il primo compito dell'Europa è una sorta di conosci te stesso su queste filiere essenziali, altrimenti poi noi diciamo facciamo un fondo sovrano,
mettiamo 300 miliardi lì, poi insomma se ci presentiamo sul mercato con degli strumenti di debito comune, ammesso che ci si accordi come è avvenuto in altre situazioni, riusciamo anche a farlo, ma poi se non sappiamo dove dobbiamo andare in termini granulari e non abbiamo un'ampia conoscenza del contesto della ricerca e dell'imprenditorialità europea, rischiamo di avanzare con meno criterio, e questa interconnessione tra i mondi è qualcosa che gli apparati degli Stati Uniti effettivamente sanno fare anche per la loro storia, e non possiamo permetterci di non saperlo fare, a mio avviso. Marcello, nel campo spaziale c'è un paese che si considera forse un po' più europeo degli altri, che è la Francia. Come funziona l'equilibrio tra Italia, Francia e gli altri paesi europei? In chiusura di trasmissione la domanda da $1 milione, perché meriterebbe un approfondimento. Come si configura? Si configura, come un po' accennava prima il dottor Profumo, cioè con un equilibrio che va trovato un po' di volta in volta, perché sostanzialmente le industrie sono in collaborazione, in cooperazione. La Francia e l'Italia collaborano nell'industria spaziale, la Francia però collabora anche con la Germania nell'industria spaziale, e tutte e tre collaborano all'interno di organismi come l'Agenzia Spaziale Europea, la Commissione Europea e sperabilmente anche con la NATO. Ognuna però con delle strategie nazionali, perché sono industrie in cui l'aspetto di sicurezza e difesa è estremamente importante. Quindi si configura come una situazione dove presto o tardi bisognerà trovare degli equilibri per chiudere e dare giusto un flavor alla situazione, un fotogramma. Noi immaginiamo che l'Europa spaziale nel corso del 2022 ha effettuato, mi sembra, 5 lanci nello spazio. Elon Musk da solo ne ha effettuati una 70 e analoghi la Cina. Per il 2023 Elon Musk programma 100 lanci, 80 la Cina, e l'Europa è sostanzialmente ferma per dei problemi contingenti. Quindi c'è da fare un ripensamento strategico, oltre che industriale, che riporti non tanto un equilibrio, ma una condizione di status adeguata. Bene, insomma, dobbiamo avere anche una strategia nazionale noi, se ce l'hanno gli altri, insomma, detto in parole povere, se posso permettermi di riassumere. Bene, siamo arrivati ormai alla scadenza del nostro tempo, non so se il dottor Profumo vuole aggiungere qualcosa. No, mi sembra che sia stato completo il dibattito. Torno anche rispetto a quanto detto adesso in spagnolo sulla necessità di avere quelle che io chiamo mappe tecnologiche a livello europeo, capendo tecnologiche e di competenza, capendo esattamente che cosa vogliamo difendere. Sappiamo che nel campo dello spazio, della difesa e quant'altro si dovrà andare sempre di più verso un sistema europeo, non possiamo disperdere capacità, perché sennò corriamo il rischio di perdere anche quelle competenze che poi hanno ripetuto su tutto il sistema industriale e ci consentono di continuare a crescere come paese. Se io devo mettere insieme un pezzo della mia azienda con un tedesco, un francese, un inglese o quello che sia, devo capire che cosa voglio mantenere in Italia, che cosa sa fare meglio il mio partner, e capire come la somma, essendo insieme più competitivi, diventi maggiore del punto di partenza. Molto bene, abbiamo anche quindi un programma e un metodo. E a questo punto io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa discussione sull'ultimo numero di Limes, L'intelligenza non è artificiale, e vi rimando alla prossima occasione. Buonasera a tutti e grazie ancora. Grazie. Grazie.